l'altra volta ci eravamo lasciati un po' bruscamente, che stavamo costruendo le basi della nostra casa. E devo dire che a distanza di tempo abbiamo capito che prima di costruire le fondamenta dovevamo capire bene dove e come crearla. Quindi abbiamo deciso di fare una cosa: di fare almeno due strati di diorite, o perlomeno uno strato superiore di diorite. Poi sotto potremo metterci pietrisco, pietra, quello che è. L'importante è che dobbiamo fare due strati di terra, dobbiamo levare. In questo modo, da avere anche la possibilità di scassare tutte le pale. Per quanto riguarda l'angolo cucina, penso proprio che useremo la diorite, però non è detto che useremo solo la diorite. Ecco, per esempio, qua sotto ci sta la sabbia. Se la vai a spaccare, lo sai che succede? Che non veniamo inondati di acqua. Ok. Che cosa ti avevo detto? È bello vedere che ha un fratellino che è un genio. Comunque, per quanto riguarda la costruzione dell'acqua, ecco, mi si è portato in casa la seppia. Comunque, tralasciando le cappellate che sta facendo il caro Paradosso, nell'insieme questo, diciamo, rifugio sarà il nostro punto di partenza. Noi abbiamo intenzione non solo di costruirci case, ma non rimarremo fossilizzati qua. Abbiamo intenzione di girarci questa bella mappa, che porta, come vi ho detto l'altra volta, il nome della fidanzata di mio fratello, e vediamo un pochettino questo mondo che cosa ci offre, cosa ci offrirà. Ecco, bravo, hai finito, la vedete. Ok, si passa al granito. Comunque mi sembra che dentro la caverna ci sta altro di te. Vedi tu. Per quanto mi riguarda possiamo fare anche metà del secondo strato in granito, tanto sta sotto, quindi non si vede. Sinceramente questo granito ha un colore così rosato da sembrare un poco gaio con questa texture qua. Comunque, se a te piace, non frega cazzi. Ok, stiamo definendo meglio i contorni di questa dimora, che sinceramente gli avrei fatto dei mattoni di pietra. Ti voglio ricordare che sta per calare il sole, e sai bene che quando cala il sole da queste parti arrivano gli stronzi. E ti voglio anche ricordare che non abbiamo il letto appresso, quindi io direi di fare rifornimento di tutti i materiali che ci servono e di andarci a fare una bella dormita. E ci siamo dimenticati di costruire la porta. Devi spaccare qui, dai. Ok. No, non mi sembra che ci sono ospiti. Vai. Spacchiamo anche qui e torniamo nel nostro... per la prima tappa.
Ah sì, non credo che possano entrare, neanche i ragni ci passerebbero. Scusate se sono così paranoici, ma per la sicurezza è meglio. Allora, togliamoci la vetrata della terra che non ci serve. Prendiamo l'altra di fiorite. Ok, sì, penso che va bene. Dove ne ha accattato questi fiori? Prendiamo la gaglia. Prendi il granito, sì, appunto. E anche l'andesite. Ok. Quello che dovremmo fare, ecco appunto, brava. Un'altra cosa che dovremmo fare adesso è di procurarci della sabbia. Perché con della sabbia ci può... Aspetta. Da dove cazzo vengono? Io sento che ci stanno, però bisogna capire da dove. E mi sa che stanno proprio qua fuori. Mi sa che fra poco ci saranno cazzi amari. Dove sono? Ah, eccolo là. Oh, ma questo è uno zombie village. Come cazzo ci è arrivato qua? Vuoi vedere che qua sotto ci sta un collegamento con l'esterno? Ok. Lasciamo perdere per ora questi zombie e andiamo a finire di costruirci casa. Però dovremmo farci un giro qua intorno, perché se ci sta uno zombie village così vicino, è con molta probabilità che ci sta anche un villaggio. Non l'abbiamo trovato tecnicamente qua sotto. Quindi mi chiedo, da dove sarà arrivato? Come potete vedere, stiamo incominciando a raccogliere la sabbia, perché dovremo farci parecchio vetro. E penso che mi sia sufficiente. Non credo che vuoi fare i blocchi di vetro grossi, penso che vuoi fare i... Però per un attimo mi sembra di aver visto uno zombie, c'era una papera. Ma quanto cazzo di sabbia mi stai raccogliendo? Il nostro secchio di lava personale. Penso che ci tornerà molto utile più avanti per evitare di usare carbone. Comunque con la lava abbiamo intenzione di costruirci il nostro solito faro, che vi faremo vedere in seguito. E soprattutto vi faremo vedere anche come si fa. Uova, bene, queste possono tornare utili. E qui come vedete ci sta il nostro promontorio. E un'altra voragine. Ecco qua. Quella è una pecora. Che culo! Abbiamo trovato una pecora! Ma prima non c'era una pecora! Ah già, quella è... Lasciano la riva, nuotano e alla fine arrivano. Quindi significa che praticamente se aspettiamo i giorni verranno altre pecore a trovarci. Sì, penso che stai bene a sfondare qua, perché sì, c'è il rischio che possano uscire. E poi un po' di rischio in più possa andare a tornare utile. Ok. Ma dove cazzo viene sto zombie? Non è che abbiamo avuto il classico culo di costruirci casa proprio sopra una caverna piena di zombie? A quanto pare era molto che non registravamo, perché praticamente ci ha ridato un altro vaccino.
anche se manco del lavoro l'avevamo già costruito. E infatti non ci ha dato il vaccino nella fornace. Ok, cominciamo a cuocere la sabbia. E mentre la sabbia si cuoce, noi finiamo di costruirci il primo piano. Penso che qua una canzoncina di sottofondo ad accompagnare il tuo lavoro sarebbe gradita. Ok, penso che abbiamo finito, no? Adesso ci deve solo il vetro. Ah, ti vuoi costruire anche una porta che va sul mare? Ottima scelta. Così quando gli zombie stanno in acqua, ci vengono a trovare senza problemi. Io sto pensando una cosa, visto che abbiamo il mare proprio dietro casa, adesso finiamo di costruire mettendo questo pavimento di granito. Però in seguito non sarebbe una cattiva idea costruirci un bel pontile per collegarci direttamente sul mare. Allora, visto che stiamo facendo... Non credi che sarebbe la buona idea che incominciaci a creare delle porte? No, tu preferisci crearti il tetto, ok? Va bene. Io sinceramente avrei preferito che tu mettessi delle porte. Anche questo è un sistema, va bene. Come potete notare, abbiamo costruito una casa di due blocchi. No, perché dopo l'esperienza delle altre serie passate, in cui c'entrava sempre in casa Enderman, e visto che adesso in questa versione gli Enderman vengono a ravanare con gli uomini anche il giorno, in questo modo dovrebbe essere più difficile per l'Enderman venirci dentro casa, perché si trasporterebbe dentro la roccia, dentro il granito, e farebbe una bruttissima fine. Ok, stecchetti a non finire. Mi sa che hai intenzione di incominciare già l'allestimento del secondo piano. Non lo so, ho una certa idea in testa che mi dice che cos'è. E infatti ho ragione. Il secondo piano come lo vuoi fare? Domanda retorica. Perché non lo metti? Boh, vabbè, vedremo in seguito che progetti hai. Ritengo che questa casa verrà molto, molto, molto interessante. Ah, ti sei costruito anche... Allora devo costruire un balcone. Oltre a costruire un balcone, mi sembra di capire che ti vuoi costruire anche un altro piano. Ho paura che questa casa ci sarà molto lavoro da fare. Ho questa sensazione. Niente da fare, tu come architetto in Minecraft sei monotematico. Fai sempre le stesse costruzioni. Mi chiedo come la gente possa... Ah, forse non fai sempre le stesse, questa qua la vuoi fare diversamente. La giornata sta per finire. Esattamente come sta per finire questo gameplay. L'altra volta l'abbiamo fatto in tempo, ma questa volta facciamo così. Se vi piace questa serie,
supportatela, mettete mi piace e se volete iscrivetevi al canale. Noi continuiamo.